Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme, 60 minuti per vedere come vanno le cose in casa Diavolo. Si è chiuso il girone di andata, non si è chiuso bene perché domenica l'abbiamo seguita insieme, c'è stata la sconfitta del Rico Rocchi di Viterbo di misura 1-0. Che fa girare il Teramo a 28 punti dopo un intero girone. Chiaramente parleremo di questo e anche soprattutto faremo un bilancio di quello che è stato e valuteremo quelle che saranno le prospettive da qui in avanti, perché domenica a ora di pranzo inizia la seconda parte del campionato contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera. Poi ci sarà ovviamente la gara interna con il Bari, ma ci sarà tempo poi di valutare la gara contro i Galletti di Auteri. Ovviamente lo faremo con i nostri ospiti, con i miei compagni di viaggio, con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060, oppure se non volete scriverci qui potete scriverci tranquillamente sotto la nostra diretta Facebook, perché se siete insomma fuori casa e non potete vederci sul canale 14 del Digitale Terrestre potete farlo anche in quest'altra modalità. Come detto, saluto i miei compagni di viaggio che sono tornati nella formazione tipo, Francesco, Ani, Andrea. Ciao ragazzi, soprattutto a Francesco, ciao. Ben rivisto. Ciao. Ciao a tutti. Ovviamente Maurizio da qui in regia che ci supporta sempre in maniera egregia. Noi ovviamente questa sera terremo d'occhio, perché insomma è anche momento di mercato, anche quali sono le ultime notizie, lo faremo con il nostro col nostro schermo con cui poi proveremo anche a disegnare la formazione. Eccole qua, poi insomma vedremo quali saranno le principali novità, faremo anche un giro dei social per vedere se ci sono news dell'ultima ora, disegneremo anche quella che è la formazione che presumibilmente scenderà in campo domenica mattina alle 12:30 contro il Palermo, perché insomma lo sapete, sono squalificati Arrigoni e Diakité. Vediamo la classifica di fine girone, aspettando ovviamente che si completi con i vari recuperi questo raggruppamento, però insomma diciamo che tendenzialmente il Teramo chiude a 28 insieme a Catanzaro e Foggia, Catanzaro che deve ancora concludere la partita contro la Viterbese in una fase diciamo decisamente calante, formazione che non vince davvero da tantissimo tempo. Francesco, dopo averti risalutato ovviamente, ma d'altronde l'avevo promesso che saresti tornato ad essere dei nostri, io volevo chiederti una pagella, come a scuola, di quello che è stato il girone d'andata del Teramo, che veramente è stato a due facce, fino a un certo punto splendido, da un certo punto in avanti decisamente in ombra. Facendo la media, che voto diamo? Sufficienza, immagino di sì, piena. Beh, alla squadra tutta sì, potremmo dire un 8, anche 8 e mezzo nella prima parte, ossia fino alla gara di Terni. Non dimentichiamo che quando siamo andati a Terni eravamo secondi in classifica a soli 4 punti dalla Ternana. È molto ma molto di meno. Mi verrebbe da dire un 5 e mezzo, forse anche un 5 meno per questa seconda parte, nella quale ci sono tutte le attenuanti che vogliamo, però il rendimento purtroppo non è stato lo stesso. Ma io credo che dal 6 e mezzo in su tranquillamente si può mettere come voto generale al Teramo, e per i 28 punti e per la posizione in classifica. E poi se andiamo a analizzare momento dopo momento, ossia anche nelle partite dove tutto andava bene, perché serve anche un pizzico di fortuna o di precisione, che poi non si è verificato ultimamente, perché è vero che a Viterbo non è che si sia giocato poi tanto tanto bene, ma è pur vero che se uno qualunque di quei legni si fosse trasformato in gol c'era un punto in più. Io ho solo un grande rammarico, la partita in casa con la Cavese, molto più del... Non con il Bisceglie? Sì, molto più di quella di Bisceglie, sì, perché qui giocavi in casa, la Cavese c'ha 8 punti, quando è venuto a giocare con noi ce n'aveva 7, quella era una partita che dovevi
Se, ripeto, a parole tutto è facile, belli seduti, tranquilli, in mezzo al campo, poi cambia tutto. Però ancora era un Teramo che dava segnali più che incoraggianti. Con quei due punti in più e magari uno tra Biscede e Viterbo, avresti raggiunto quota 31, terzo in classifica, e sarebbe stata una... un girone d'andata luminosissimo. Resta, e concludo, un girone di andata, a mio modesto avviso, positivo, più che positivo, in attesa adesso però che ci sia un risveglio generale. Oh, intanto abbiamo poco fa fatto vedere una news che è uscita, insomma, nel pomeriggio: tre club sul difensore Iotti del Teramo, Pergolettese, Como e Virtus Francavilla, perché insomma non nascondiamoci che Luca Iotti adesso, diciamo, è passato molto indietro nelle gerarchie di Massimo Paci. Ovviamente di mercato in uscita e presumibilmente in entrata parleremo, però volevo farvi vedere l'andamento del girone d'andata, che veramente abbiamo, ho ripreso una, un andamento precedente, perché di fatto è un campionato diviso a metà. E voglio un giudizio da Andrea Ania, perché poi vi faccio vedere un'altra schermata correlata. Guardate la prima parte: 23 punti in 10 gare, 2,3 punti a partita. Dalla partita con la Ternana in poi sono 8 partite, 5 punti, 0,6 punti a partita. Davvero si può tracciare una linea a metà? Ecco. Andrea, è chiaro che lo scarto tra i 2,3 punti e 0,6 è tantissimo, oggettivamente. E abbiamo sempre detto che probabilmente la gara con la Ternana è stata un po' la chiave di volta. Assolutamente sì, ed è anche il motivo per cui io veramente faccio grande fatica a dire che questo girone d'andata sia stato così positivo. Cioè, lo è. Però quando da due mesi non vinci una partita e raccogli i risultati che ha raccolto il Teramo, denotando anche una certa involuzione sotto il profilo e del gioco e della convinzione e dell'autostima e della gestione societaria di determinate dinamiche, quando queste cose si sono assommate negli ultimi due mesi, e siccome sono le cose più recenti, le cose che più ti restano in mente, io faccio davvero tanta fatica a definire positivo questo girone d'andata. Poi però penso che l'inizio di stagione è stato ottimo, penso che il girone d'andata si è chiuso comunque con un punteggio lusinghiero, penso però anche che dopo aver resistito al terzo posto, soprattutto perché le altre non riuscivano a non fare il sorpasso, ora in un colpo solo sono state perse due posizioni, e se il Teramo non si sveglia, non si rialza, rischia di perdere rapidamente altre posizioni, perché poi insomma tutta questa attesa ha permesso al Teramo di rintuzzare gli attacchi, ma il Teramo poi non si è mosso, e ora ogni minimo passo falso rischia di essere pagato il doppio. Quindi è una fase molto delicata, ed è un girone d'andata che, ripeto, va agli archivi molto positivamente, ma questi ultimi due mesi impattano sulla valutazione, anche tenendo presente che dal 2014 a oggi è il secondo miglior girone d'andata giocato dal Teramo. È vero, però sono due mesi che questa squadra non vince una partita, e ripeto, più passano le gare e peggio si vede la squadra, peggio fa. La Viterbese quest'anno non aveva vinto una partita in casa, e col Teramo è tornata a vincere una partita, probabilmente l'ultima l'aveva vinta proprio lo scorso anno, sempre col Teramo. Quindi questi sono dei segnali, come a inizio stagione percepivamo segnali molto molto incoraggianti sotto tanti punti di vista, ma avevamo evidenziato anche alcune criticità, e ora dobbiamo andare anche un po' oltre il fatto che la classifica dica che tutto sommato non è male, perché se si continua così, in poco tempo il Teramo perderà tante posizioni e si ritroverà ad avere una classifica quasi analoga a quella dell'anno scorso, quando squadra ancora più ambiziosa, ma le cose non sono andate affatto bene. Quindi è il momento di reagire. Allora, perfetto, infatti, un'altra per news quello che riguarda, scusa, che riguarda la prossima, poi ti do la linea. Era solo per dire il Palermo che te... sì.
che termina Antonio per Di quelli Gaio. fatto, ho concluso sulla falsariga di quello che diceva Andrea, ora è il momento di svegliarsi. Certo, avete visto il Palermo che addirittura tenta Antonio Di Gaudio con un contratto proposto fino al 2023, niente meno. Vedremo se poi Di Gaudio può essere un rinforzo per il Palermo. Oh, vi ho fatto vedere, e vado da Ania, vi ho fatto vedere la media punti della prima parte fino a che il Teramo è stato splendido, diciamocela tutta, è stato splendido. La media punti di 2,3 a partita. Ania, ti faccio vedere un andamento comparato, cioè come sarebbe stato la posizione e il numero di punti del Teramo se avesse continuato ad avere quella media e la linea bianca e poi quello che effettivamente è successo. Uno scarto che, come vedi, va allargandosi settimana dopo settimana. Sì, la linea rossa sarebbe stato un cammino da sogno, ovviamente. Ma la questione, infatti, non è tanto la flessione che ci può anche stare, ovviamente. Era anche immaginabile, insomma, non tenere certi ritmi per una squadra che comunque ha iniziato il campionato andando a tutta in campo e nei risultati. Il problema è come il Teramo sta reagendo a quella flessione naturale che tutte le squadre hanno nel corso di una stagione, semplicemente non reagendo. Finora non è riuscita a reagire, non sta riuscendo a trovare soluzioni alternative, si è un po' inceppata nel gioco proposto nelle prime 10-11 gare, e quando certe convenzioni sono un po' venute meno perché certi uomini fisicamente non sono stati più bene, perché magari qualcuno ha perso il posto, un appannaggio di altri, insomma, ci sono state varie dinamiche che hanno un po' cambiato gli equilibri, una condizione fisica che indubbiamente è venuta un po' a mancare. Ma la soluzione a questi problemi non è stata ancora trovata. Poteva essere un attaccante che magari poteva trovare un gol così di rapina, potevano essere magari soluzioni offensive diverse rispetto a quelle proposte fino a questo momento. Tante cose che magari avrebbero aiutato il Teramo a uscire prima da questa flessione che è ancora in corso. Il problema adesso è proprio uscire da questo tunnel, venire fuori da questo tunnel, perché è pericoloso, quanto più va avanti più diventa pericoloso, insomma, starci dentro, perché poi subentra la paura, subentra ad ogni palla, insomma, il timore di non riuscire a vincere, e quindi bisogna trovare alternative in casa Teramo, ma quando ci sono questi cammini così incalando, bisogna anche cambiare, però non so se i cambiamenti fanno rima con le certezze che finora ha proposto Paci e ha avuto Paci, perché fino a questo momento il tecnico non ha mai brillato, insomma, per vena di cambiamenti in squadra, giusto o sbagliato che sia. Assolutamente. Francesco, poi parliamo ovviamente dei probabili cambiamenti, no, non dei probabili, quelli che tu auspichi, cambiamenti da parte di Massimo Paci, perché insomma ci siamo sentiti qualche ora fa, ieri mattina, e insomma tu auspichi che qualcosa si possa cambiare, però di Paci ti faccio vedere una cosa. Io settimana scorsa ho detto attenzione a Urso che è forte, attenzione a Urso che è bravo, e il gol è arrivato proprio su un'incursione di Urso, fallo di Ilari. Calcio di punizione, cartellino giallo per Ilari, ma soprattutto è successa una cosa che ha riguardato Paci, che per chi insomma non come me, ma che segue il calcio di Serie A e soprattutto diciamo che ha un'anima tendenzialmente bianconera, ha ricordato qualcosa. Perché? Perché vediamo che cosa ha fatto Paci, che segue l'azione, Urso salta Costa Ferreira, Ilari lo mette giù e attenzione, Paci impazzisce e lancia il suo giubbino, il suo gilet sopra la panchina. Oh, da premettere che 10 secondi dopo ce lo ha addosso, per la battuta del calcio di punizione. Quindi, assolutamente. Poi è andato a riprendersi. Io poi non ho seguito bene. Comunque, è andato a riprendersi. Sentiva freddo. Ci ha fatto ricordare un po', ecco qua, un Allegri
molto calmo a Modena contro il Carpi, nonostante la vittoria della Juve contro il Carpi, però insomma questa era una cosa curiosa. Scusami Francesco, fammi salutare il collega da Viterbo, di Diretta Sport Viterbo, Claudio Petricca. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. Tra poco con te parleremo proprio della partita di domenica. Francesco, tu l'avevi notato questo lancio di Gillet? Sì, no, onestamente no, perché la panchina è... No, aspetta, scusa Claudio, tra un po' ho notato. Tra un po' vengo da te. La domanda era per Francesco se l'aveva notato da casa. Tra un po' vengo da te, Claudio. Molto velocemente, con il sorriso, ovviamente l'avevo notata, mi ha ricordato una scena bellissima di Allegri. E io, se però non faccio testo, per fortuna, infatti non sarei mai potuto stare in panchina. Io, se ero al posto di Paci, mi cacciavo una scarpa e gliela tiravo in aria. Gliela tiravo perché io vado subito a uno degli argomenti, prima ancora di parlare velocemente, per non togliere spazio agli altri, prima ancora di parlare che farà Paci, che non farà Paci, che non lo sappiamo. Mi dite, per gentilezza, tra Arrigoni, Costa Ferrera, Viero, Ilari, Bombaggi e Mungo, quest'ultimo ha giocato poco ma non ha mai brillato quando è stato chiamato in campo, o dall'inizio o a gara in corsa, quanti di questi mi hanno risolto una partita? La Ternana e le altre squadre, quelle che adesso ci hanno raggiunto, continuano, stanno facendo risultati, perché al di là dell'organico, la Ternana, il Bari, Avellino, sono Catania, Catanzaro, sono tutti organici, se vogliamo anche superiori a noi, ma vincono anche perché a un certo punto arriva la giocata del singolo o la giocata tra due giocatori. Si accosta Ferreri, è bravo. Ma l'avete rivista mai le partite? Rivedetevela, perché la voglio rivedere insieme a questo film. Ora gioca in difesa. Vi mostro che su 10 cross, 8 non vanno sulla testa o non vanno dove c'è un compagno. Allora, l'attaccante manca, dentro l'area non ci stiamo, i centrocampisti che tirano dai 20-25 metri non ci stanno. Un calo fisico ci può stare, un calo mentale ci può stare. Questi sto elencando tutti aspetti negativi che a me personalmente un po' preoccupano, ma ripeto, se quelli che sono i migliori in assoluto, ho nominato solo quelli, non ci ho messo Santoro, che attualmente sta brillando di meno, gioca in una posizione che evidentemente Paci ritiene che io alzo prima di inveire contro un allenatore, ci penso 101 volte. Evidentemente Paci avrà le sue motivazioni tecniche e tattiche per farlo giocare là, anche perché io ho grande fiducia in Paci. Poi ho nominato tutti i giocatori che attualmente, Ilaria è la brutta copia di quello dei primi due mesi e fa una fesseria come quella lì. Giacchite gioca però l'ammonizione, quella a rigore, ha fatto un gol, mi sembra, quello lì, sì, in casa con i tiri da lontano. Ossia, questi sono giocatori che, ma non per l'ingaggio che prendono, per il curriculum dovrebbero di tanto in tanto fare la differenza, accendere la luce e provare a vincere la partita. Non si è verificato mai o quasi mai. Claudio, vengo da te perché insomma ovviamente in chiave Teramo la disamina che ha fatto Francesco è oggettivamente un po' preoccupante e preoccupata. Tu che sensazione hai avuto di questa squadra, al netto del fatto che a questo punto la Viterbese, quando deve insomma riprendersi, basta che fa una telefonata, chiama il Teramo, lo fa venire a Rocchi e i tre punti oramai sono assicurati. Però adesso, a parte gli scherzi, però te che impressione hai avuto del Teramo? Sei stato un l'ultima po' deluso? Vittoria infatti risale esattamente col Teramo, proprio quasi un anno fa, quindi vi ringraziamo il Teramo. Ma il Teramo a me è piaciuto e mi sorprende che si stia criticando una squadra che è terza in classifica e sta facendo sicuramente un campionato secondo me sopra le aspettative. Non, sicuramente il Teramo non era partito per competere con le grandi di questo campionato, è alle spalle di Ternana e Bari, quindi diciamo sta facendo un bel campionato. Per quanto riguarda le problematiche, io a Viterbo ho visto una squadra, io ho visto anche Teramo Cavese, dove il Teramo ha pareggiato a 9 dalla fine su un rigore per fallo su Mungo, mi sembra, è una squadra che fatica enormemente in zona gol, nonostante abbia attaccanti Pinzauti, Mungo,
lo stesso Bombaggi che spesso può portarsi in avanti. Contro la Viterbese io ho contato due occasioni, nel senso la punizione di Bombaggi a fil di palo, non so se ha preso il palo o l'ha deviato, no, il portiere, di poco alta, e l'occasione all'ultimo minuto con una grandissima parata di Daga e poi la ribattuta terminata sul palo esterno. Dopodiché il Teramo non mi sembra abbia costruito palle gol importanti. È una squadra che gioca a calcio, ha il pallino del gioco in mano. A noi ci ha messo in difficoltà soprattutto i primi 15 minuti, quando ha attuato un forte pressing, non ci faceva uscire, non ci faceva ragionare e ci ha creato difficoltà. Però se andiamo a guardare poi le finalizzazioni, cioè il Teramo ha costruito poco o nulla, sì. Questa è la mia impressione. A proposito, siccome si parla tanto... Scusa, ed è quello che stavamo dicendo, che ho detto io e che hanno detto anche gli altri colleghi, e da qui non è che si sta criticando il campionato del Teramo, perché io ci metterei la firma oggi, pur avendo visto il Teramo dei primi due mesi e più, oggi ci metterei la firma per chiudere la stagione dove è adesso. Adesso si sta analizzando l'intero girone di andata, dove metà del girone di andata il Teramo era la squadra che giocava meglio, brillava e aveva tante soluzioni. Né in questa seconda parte, su 24 punti in palio, purtroppo ne ha presi solo 5. Poi ti faccio vedere una cosa che ti farà drizzare i capelli, allora. Perché allora. A me... Claudio, visto che si parla tanto di attaccanti in casa Teramo, che non si sa se arriveranno oppure no, ma è vero che a Viterbo c'è la possibilità che arrivi Jefferson e vada via Tunkara? Ma al momento non ci risulta. Tunkara credo che sia un giocatore incedibile, di proprietà della Viterbese, è un giovanissimo, è un 97, quindi magari togliere Tunkara per un grande giocatore, io Jefferson ho un grandissimo ricordo di lui quando ha giocato qui a Viterbo e ci fece vincere diverse partite, però è un giocatore che purtroppo è spesso legato a situazioni fisiche, quindi non gioca molto, non dà un contributo costante nell'arco del campionato. C'era questa voce, addirittura qui lo davano per certo, però ultimamente credo che la pista si era raffreddata, tant'è vero che nelle ultime ore, non so se lo avete letto, è spuntata addirittura anche la pista Catania per Jefferson, quindi non sappiamo. La Viterbese in avanti sta bene così, sta con Tunkara, con Rossi, Alessandro Rossi della Lazio, che sta giocando bene, è un altro giovane. Noi abbiamo una coppia di attaccanti del 97 tutte e due, insomma, dietro c'è un Cappelluzzo e un altro giovanissimo. E quindi davanti la Viterbese credo stia bene così. Tra l'altro Tunkara è un giocatore che dà sempre tutto in campo, aiuta molto anche la squadra, rientra spesso e soprattutto nella profondità, come abbiamo visto anche col Teramo in due o tre circostanze, ha creato grossi problemi anche alla difesa di Paci. E quindi Jefferson era una voce legata anche al fatto che il nuovo direttore sportivo della Viterbese, Mauro Facci, che conosce molto bene Jefferson per averlo portato dal Belgio a Latina, il nostro presidente lo voleva a tutti i costi lo scorso anno, però quest'anno la situazione è cambiata, quest'anno davanti alla Viterbese credo al momento stia bene così. Poi se decidono di dar via Tunkara per Jefferson, per me è un salto nel buio, nonostante le grandissime qualità del brasiliano, perché è un giocatore che con questa categoria non ha nulla a che vedere. Se sta bene. Claudio, hai nominato tanti nomi che fanno parte del passato più o meno recente del Teramo. Hai parlato di Mauro Facci, che è il nuovo da pochi giorni direttore sportivo della Viterbese. Hai parlato di Jefferson, che qualche stagione fa era a Teramo. Però ti chiedo, che cosa è cambiato invece nella gestione, nel cambio di panchina tra un altro ex Teramo come Agenore Maurizi e Taurino? Ecco, come si è arrivati al cambio di panchina e che cosa ha portato di nuovo, di diverso? Allora, io intanto vorrei fugare ogni dubbio, perché io leggo su vari siti, per esempio, delle accuse alla Viterbese perché Maurizi è stato esonerato causa Covid e tutte sciocchezze. Maurizi è stato esonerato perché ha fatto 7 punti in 12 partite. La Viterbese, ricordiamo che era ultima in classifica dopo la sconfitta in casa con la Paganese.
E quindi è stato un esonero tecnico non legato al Covid, perché poi dopo ci ricamano sopra un po' tutti e diventa antipatico. Diciamo che io ho visto una squadra, quella allenata da Maurizi, io seguo tutte le partite in trasferta e in casa, noi siamo organizzati con Diretta Sport per fare anche le trasferte, quindi le seguiamo molto da vicino. Con Maurizi ho visto, vedevo una Viterbese molto, molto timida, quasi timorosa, paurosa durante la partita e anche in casa, no? Una squadra che giocava sempre con una certa timidezza, senza convinzione. E Taurino, il primo grosso lavoro che ha fatto è stato quello di dare fiducia e compattezza a questa squadra. È riuscito a cambiare modulo, passare da un 3-5-2 che era un po' suicida, perché non hanno i giocatori per fare questo modulo, ad un più compatto 4-3-3, che diventa un 4-5-1 in fase difensiva, dunque c'è anche più copertura in fase difensiva. E secondo me la svolta è stata a Palermo, quando la Viterbese ha rischiato di vincere, è stata raggiunta al 91esimo in pieno recupero con una distrazione difensiva. Da lì la squadra ha cominciato a prendere consapevolezza, fiducia, e senza quel malefico rigore al 95esimo con il Catania, molto dubbio tra l'altro e molto contestato, è una squadra che sarebbe in serie positiva credo da 7-8 partite. Quindi è una squadra che sta crescendo nell'autostima, e Taurino ha avuto il merito di dare autostima alla squadra, di cambiare modulo, quindi di far giocare i giocatori nel ruolo forse più adatto. Faccio l'esempio di un Urso schierato a terzino invece che quinto, e quindi una squadra sicuramente più coperta e più consapevole. Anche contro il Teramo, la squadra di due mesi fa, questa partita non l'avrebbe mai vinta, perché magari trovati il vantaggio si chiudeva, faticava, dava campo all'avversario, poi sai che se ti chiude negli ultimi 16 metri gol alla fine arriva. Col Teramo la squadra ha faticato, perché il Teramo secondo me, ribadisco, è un'ottima squadra, i nomi che avete fatto penso farebbero invidia a qualsiasi altro club di Serie C, no? Io, magari noi avere giocatori come Costa Pereira, io lo ricordo al Trapani, che ci fece gol tra l'altro anche in Coppa Italia quando vincemmo la Coppa, e Mungo, Bombaggi, Pinzaudi, insomma avete giocatori Piacentini e chi più ne ha chi ne metta, insomma, avete una squadra sicuramente molto forte, però una squadra che secondo me ha pagato l'avvio molto veloce, molto intenso. Nel calcio quando tu parti a mille, avete detto ha fatto le prime partite molto bene, ora è in calo, è ovvio che nel corso del campionato i periodi di flessione ci sono. Il Teramo lo ha avuto da quando, io ripeto, ho visto la partita con la Cavese, la sconfitta a Bisceglie, ha pareggiato con l'Avellino, la sconfitta a Viterbo, una squadra che sta rifiatando, secondo me sta rifiatando in attesa di riprendere la corsa, quindi non mi farei grosse preoccupazioni. Però ecco, la Viterbese tra Maurizi e Taurino ha avuto questo cambio più che di passo, di mentalità, è una squadra che adesso è sicura dei propri mezzi e si gioca le partite, prima questo non succedeva. Oh, Claudio, prima di salutarti e andare in pubblicità, perché dobbiamo fermarci e ringraziarti ovviamente per la disponibilità, per essere stato in nostra compagnia, ti faccio le ultime due domande a risposta flash. Io una settimana fa ho detto attenzione che Urso è forte, l'avevo visto già in altre circostanze, se me lo confermi. La seconda, inizia il girone di ritorno anche per la Viterbese, è vero che si resta in casa, ma l'avversario è terribile perché arriva la capolista. Sì, Taurino ha detto nessuno è imbattibile, quindi anche la Ternana prima o poi dovrà perdere una partita, no? Speriamo in questo, nella Cabra, nei grandi numeri. Urso è un giocatore molto forte, lui ha giocato spesso come quinto, ora si è ritagliato questo ruolo da terzino esterno, terzino sinistro, ed è un ragazzo dal quale sono partite azioni importanti, perché è partito il fallo di Ilari dal quale è nato il gol di Markic. Tra l'altro torno su Ilari, che poco prima aveva fatto un fallo molto più grave e l'arbitro lo aveva graziato, perché quello su Urso sarebbe stato il secondo giallo, quindi Ilari è stato un po' graziato. E anche contro il Francavilla si è procurato un rigore entrando in area. Urso è un giocatore che sta dando molto, è un 99, ricordiamolo, ed è un ragazzo su quale la Viterbese punta molto. Claudio, io ti ringrazio per essere stato con noi. Saluto a tutti. Ovviamente buon lavoro e buon proseguimento di campionato. Ci vedremo a Teramo al ritorno.
Assolutamente, grazie, grazie a Claudio Petricca di Diretta Sport Viterbo per insomma averci raccontato un po' la partita di domenica in chiave gialloblu. Intanto ci è arrivato un messaggio, domanda per te Francesco, siccome devo andare in pubblicità, ce la fai in 30 secondi a rispondere a questa domanda di Silvano? È mai possibile che nessun giornalista che si reputi tale sappia avvicinare Di Matteo affinché delucidi la sua situazione, che reputo a dir poco una farsa? Beh, pure meno di 30 secondi, evidentemente più che possibile. Che cosa chiedi a Di Matteo? D'altronde Di Matteo è un anno che non ma gioca, ma non può parlare, eh? È tesserato, se lo manda la società parla, se, la manda, se non lo manda la società non lo parla, non parla. Infatti arrivavo anche a quello soprattutto. E poi evidentemente se non gioca l'allenatore non... attenzione, Tendardini non mi sembra comunque che stia brillando pure lui ultimamente, così come lo abbiamo visto l'anno scorso e la prima parte di quest'anno. Evidentemente con Di Matteo o ci saranno altri motivi? No, ma lui diceva, può darsi che nessuno gli vada a chiedere la situazione. E che gli andiamo a chiedere? E come ci andiamo? Che entriamo nello spogliatoio, così questi ci fucilano. Esatto. Una volta andavi al campo, era cominciato l'allenamento, entravi nello spogliatoio, ci stavo quello che avevo finito, io mi fermavo a parlare, me ne andavo e c'avevo l'intervista. Ma adesso apri un giornale, che ci sta scritto sulla città, intervistato Franceschi, apri il Messaggero, Franceschi, apri il Centro, Franceschi, apri le televisioni, Franceschi. Adesso si fa così, non è come prima, capito, che avessi cambiato tutto, ma non a terra, ma è, attenzione. E così dovunque. E quindi come io lo chiedo a Di Matteo? No, è impossibile. I tesserati non posso rilasciare dichiarazioni se non lo dico veramente in due secondi, prima o poi devo dare la pubblicità. Non posso rilasciare dichiarazioni come vogliono. Cioè, ragazzi, chiariamo. Sì, sono cosa, d'accordo. Perché altrimenti poi dice nessuno che va lì a chiedere. Non si può. Non è che non è una scelta. È così. Cioè, le regole che regolano per l'appunto la vita tra le società sportive e gli organi di stampa sono queste, quindi è inutile che dire nessun giornalista va, come se qualcuno non volesse andare, volesse coprire qualcosa, non si può. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati in seconda parte di Proteramo. Allora Francesco, come promesso ti faccio vedere una cosa che ti farà insomma che proveremo a chiarire, perché poi in realtà si parla spesso l'attaccante, manca l'attaccante non segna, sarà anche vero, per l'amore di Dio, però non è solo questo, o meglio, io mi sono rivisto tutta la partita in separata sede e ho selezionato queste due macchie che sono primo e secondo tempo. Guardate quanti errori di costruzione il Teramo ha fatto durante la partita. Ve li faccio vedere tutti. Allora, lancio lungo, la palla per Pinzauti, sbaglia l'appoggio e la Viterbese recupera. In uscita, Viero palla al piede e si fa rubare il pallone e la Viterbese metri. Di nuovo. E poi sparacchia lungo dove non c'è nessuno, con la squadra tutta schiacciata. Diachite ne farà tantissimi di lanci verso nessuno. Qui siamo nel primo tempo, il rinvio di Lewandowski, fallo laterale. Cioè, quello che voglio far capire è questo: nel primo tempo ci sono, ce ne sono tanti, fuori gioco, lancio lungo, fuori gioco, palla ferma, calcio di punizione, riprende la palla il Teramo, lancio lungo per nessuno, con la difesa che si chiude senza problemi, ammesso che il giocatore del Teramo avesse controllato la palla lì, chissà che cosa ci faceva con quel pallone. Pallone in mezzo, sparacchiato da Piero, non si sa dove, con Markic che controlla e riparte. Diachite, altro lancio, veramente verso nessuno. La prossima volta, se sono in condizioni fisiche di venire, allora, al campo, se, al primo lancio che fa Diachite, ma ve lo dico adesso, mi metto a strillare, a urlare, okay, piacere qualcuno di aprire le prossime interviste. Fuori gioco. Che lancio Diachite? 8 lanci, 12 sbagli. Primo tempo, secondo tempo, vedremo altre immagini, vi giuro, io l'ho selezionata con video editing
e ho dovuto toglierle alcune cose perché ce ne sono veramente tantissime. Vediamo anche nel secondo tempo, sono una marea. Viero, lancio, sparacchiato, Markic chiude e recupera. Arriva Santoro, sbaglia pure lui, e Viero non controlla. Ripartenza, Pinzauti rientra sul destro, pallone verso nessuno. Guardala. Poi guardala. Rinvio di Lewandowski, per chi? Per un giocatore in fuorigioco, si alza la bandierina, fuorigioco. Ancora un altro rinvio di Lewandowski, va l'attaccante, controllo e recupera la Viterbese. Vi dico che lancio di Diakité, altro lancione, niente. Il Teramo poi prova a ricostruire e perde palla. Diakité qui sbaglia, poi è bravo però a andarsela a riprendere la palla. Pinzauti si incabonisce in mezzo, la palla passa, ma solo per un attimo. Ripartenza, Santoro sul lato sinistro, pallone verso nessuno. Mbende chiude su Bombaggi che non poteva arrivare. Ancora Diakité per Santoro, pallone verso Bombaggi che dà il pallone in teoria a Pinzauti, niente. Piacentini allarga sulla sinistra, pallone per Tentardini, Bombaggi controlla e si gira al lato sbagliato, avrebbe dovuto rientrare. Diakité, pallone dentro, niente, K non passa, pallone di Bombaggi. Diciamo che in questa fase era niente. Anche più difficile perché la Viterbese si era abbassata sì. Tantissimo. Rilancio di Diakité. Verso la difesa. Gli errori che fanno più specie sono quelli nel primo tempo e di inizio ripresa, perché nel primo tempo c'era più campo e anche a inizio secondo tempo, per quello che ho visto dalle immagini, c'era comunque un po' più di campo. Ma poi, quando tu sei schiacciato così, sì. Questi lanci, non avendo una vera prima punta, non servono a niente. Vanno a scorrere, dare un po' più di ampiezza. Bisognerebbe qui cercare di avere un po' più di ampiezza per attaccare questo. Guarda questa apertura di Mungo. Sbagliata di 30 metri. Poi ho scoperto che Piacentini tocca basso, invece Diakité rilancia. Cioè, si dividono i compiti, male tutti e due, eh. Cioè, una cosa veramente oscena. Jacopo, telegrafico, per quello che mi risulta, su tutti questi aspetti qui, che comunque complimenti, sei stato bravo a estrapolare tutte queste immagini, queste situazioni tattiche e tecniche, Paci su questo sta lavorando. E la differenza, aggiungo, ma davanti agli occhi tutti, che nella prima parte del campionato, diciamo che il 50% di tutti questi errori, tutte queste palle o scaraventate davanti o comunque perse banalmente o non sfruttate, prima se ne verificava il 50%, il 60% in meno, e quindi avevi più possesso palla, avevi più possibilità di fare risultato. Per quello che mi risulta, Paci proprio su questo sta a questo sta punto lavorando. Francesco, sarebbe interessante capire se, per quanto insomma questa squadra abbia dei valori tecnici importanti, soprattutto in alcuni giocatori, se nella prima parte del campionato la squadra è andata in over performance, cioè per giocare a un certo modo ha dovuto mettere sul piatto energie mentali davvero all'estremo per poter produrre un certo tipo di gioco, oppure se in questo momento si è troppo al di sotto, cioè si è in una condizione non tanto fisica ma sempre mentale che è troppo a ribasso. Cioè, quello che bisognerebbe capire è se si è dato troppo prima rispetto alle reali possibilità o si sta dando troppo poco ora rispetto alle reali possibilità. Questo mi piacerebbe che Paci dicesse. Poi scusami, fammi fare questa annotazione. Tu prima dicevi di Costa Ferreira. Costa Ferreira in realtà è stato il giocatore quest'anno più decisivo del Teramo, almeno nelle giocate diciamo risolutive, perché tra gol e assist probabilmente è il giocatore che più ha prodotto, se mettiamo insieme questi due dati statistici che sono i dati fondamentali. Ricordo gli assist che ha fatto, ricordo i gol che ha fatto. Se il giocatore più risolutivo quest'anno, anche per l'infortunio e il Covid che ha avuto Bombaggi, il giocatore più risolutivo di quest'anno si sceglie di metterlo dietro per tamponare una lacuna in difesa, questa è una scelta forte della quale Paci si deve assumere le responsabilità, perché se io ho un giocatore così risolutivo lo tengo lì davanti e dietro metto un'altra soluzione, metto Celentano, metto Trasciani,
tamponi in un altro modo. Lui ha preferito avere più sicurezze dietro, e il Teramo in effetti continua a prendere pochi gol, ma lì davanti l'unico giocatore che ti ha creato qualcosa con continuità nel giro d'andata lo hai allontanato dalla porta, e lì davanti il Teramo è praticamente scomparso. Ha fatto gol l'altra volta in mischia con Bombaggi, ma manca il giocatore, e che è uno stoccatore e che è un assist man. Quindi probabilmente, se io ho questa risorsa, che è l'unica che mi dà con continuità cose buone in avanti, cerco di tenerlo lì e non lo sacrifico per tamponare una lacuna dietro, anche se dietro può giocare e in carriera lo ha fatto. Ma quello che mi ha dato davanti, per una squadra che così costruisce poco, io non lo vado a sacrificare. Semmai io, nel sacrificare, sacrifico qualcosa dietro, lanciando un giovane, dando fiducia a un giovane, Trasciani o Celentano, che è anche mio. Esatto, io questo volevo intendere, nel senso che molto spesso si parla della mancanza di uno stoccatore, ma è anche vero che qui, in questo frangente, ma tanto le ultime partite sono state più o meno simili, il problema è che anche arrivasse una punta da 500 gol a campionato, giocando in quel modo, non segni mai. No, è un po' quello che abbiamo detto anche martedì scorso, cioè da un po' di tempo a questa parte, probabilmente non da 8 gare, ma magari da 5, 6 gare, 7 gare, le soluzioni offensive latitano. E quindi quando non hai soluzioni offensive, quando non hai un'idea di gioco precisa per andare a fermare gli avversari, anche con un attaccante da 30-40 gol a campionato a stagione, fai difficoltà. Cioè, questa assenza di un centravanti che ormai è acclarata, insomma, perché non c'è un attaccante con un feeling importante con la porta in rosa, ma non c'è da inizio stagione. Però magari riuscivi un po' a mitigarla, a nasconderla con quella che era all'inizio la cooperativa del gol di cui abbiamo parlato. Scomparsa questa cooperativa del gol, perché è scomparsa a un certo punto quando le soluzioni offensive sono venute a mancare, ovvero quando gli avversari hanno capito come gioca il Teramo. E da quel momento in poi non sono state trovate altre soluzioni, e quella sorta di piano B ormai famoso da altre lidi non c'è, evidentemente. E quindi il Teramo si è un po' arenato, si è un po' inceppato nella stessa tipologia di gioco, negli stessi giocatori che riescono a proporre sempre le solite cose, a meno che qualche singolo non inventi qualcosa di diverso, e di conseguenza non vai avanti. Tra l'altro, collegandomi al discorso di Andrea, lui Paci ha pensato di spostare Costa Ferreira, secondo me, perché ha fatto qualche gara fa un ragionamento preciso, cioè l'ago della bilancia ha iniziato a pendere da un'altra parte, cioè le cose sono andate a girare in maniera diversa da quando il Teramo ha perso la stabilità difensiva, ovvero ha perso un po' quella compattezza che è sempre stata il punto cardine del Teramo per 10-11 giornate. Perdendo quella stabilità difensiva, ha pensato di spostare Costa Ferreira in difesa, perché l'ASIC evidentemente non dà le garanzie fisiche adeguate, per cercare di annullare, insomma, questa perdita di compattezza difensiva, e pensando: ok, io adesso mi ricompatto in difesa, non prendo gol o prendo un gol, poi magari un gol o due gol lì davanti riesco a farli. Ma fondamentalmente poi non è mai stato così. Tra l'altro, in 19 gare giocate annoto un altro fattore: il Teramo non ha mai segnato più di 3 gol, ed è secondo me un dato abbastanza, non dico sconcertante, però insomma, che fa pensare. Un altro episodio che vi faccio vedere, ma non perché vogliamo evincere chissà che cosa da quello che vi sto per far vedere, però per far capire quanto a volte, intanto qua appare anche, io ho disegnato la formazione di domenica con il Palermo, poi vedremo se è giusta, ma insomma vedremo. Forse Agna voleva dire mai più di due gol. Mai più di due gol, sì, esatto. Cioè, non è mai arrivato a tre. Non è mai arrivato a tre, no. Allora, in una circostanza, guardate che cosa succede, il Teramo è proiettato in avanti, reclama anche un fallo in area di rigore, che è questo qui, era un fallo di Daga su un giocatore del Teramo. Guarda, sono tutti a protestare, sono 8, 6 lì in mezzo, 7 e 8, ma continuano come se la cosa non interessasse, e prendono una ripartenza, ma una cosa veramente incredibile, un 5 contro 4, che io non lo so come lo giudicate voi, ma per me è pazzesco andare
in tutte quelle persone e poi fregandosene totalmente del fatto che la ripartenza può sortire. Quindi siamo al 65esimo, mancano poco meno di 25 minuti più recupero, sono 8 giocatori, i due Tentardini si gira sì e no e prova a recuperare, gli altri sono in area di rigore, come se, insomma, voi che, Francesco, tu l'avevi notata questa cosa, io l'avevo notata no. Live. No, no, non ce l'ho fatto caso, però è un altro aspetto negativo di questo momento. Uno che sente che accende, dice, come quello di Viterbo, la giornalista, dice, no, criticando la squadra che è stata terza in classifica, stiamo analizzando il girone di andata da un punto di vista numerico. Prima, secondo me, questa fesseria generale non c'era. Adesso si è verificata, perché questo indubbiamente hai fatto bene farla vedere, eccoli là, 6 in area, 7 ore. Sì, sì, ma eccoli là, è tanto bello, si riparte e giù stanno in 4. Quindi ci sono tanti, diciamo, piccoli aspetti da analizzare da parte di Pace e dei giocatori e da mettere in ordine per evitare di non rovinare del tutto quello che di buono è stato fatto. Resta per me l'interrogativo che ho sollevato dopo le prime 3-4 partite del dopo Terni, se questa squadra ha già dato il massimo, che un po' è quello che diceva Andrea poco fa, o se è in grado di tornare a certi livelli, perché poi è anche vero che, così come siamo andati bene senza avere attaccante da 7 gol all'andata e 7 al ritorno, mi dici tu come la faresti, come la metteresti così in campo questa squadra? Come la metteresti tu in campo questa squadra? Beh, io intanto rimetterei Santoro a centrocampo. Ripeto, so che sta lavorando a più soluzioni, Pace, ci sta ragionando, ripeto, per l'ennesima volta io tolgo ancora, ho tanta fiducia in Pace. Io, per esempio, se proverei a giocare con 3 centrocampisti, Arrigoni, Viero, che per adesso tutto è fuorché un fenomeno da plusvalenze di 1 milione, 1 milione e mezzo, 2 milioni, che va sparando a destra e a sinistra, Andrea Iaconi, punto, a capo, punto, a capo, e chi vuol capire capisci, date, per favore diteglielo se non state vedendo la trasmissione, 1 milione e mezzo, 2 milioni, sì, di caramelle, e io auguro a Viero di fare una grande carriera, ma ad oggi i 2 milioni... Si può, ce ne vuole. Ma quindi scusa, tu giocheresti 4-3-3? Dai, te la faccio live la formazione. Lewandowski in porta. No, 4-3-3, devi vedere. Attenzione, dare le etichette è un conto, metterli poi in cambio. Perché, scusate, il Teramo, la maggior parte delle volte ha giocato, che l'avete sempre detto, ma erano 4 centrocampisti in linea: Ilari, Santoro, Arrigoni. Parlo soprattutto di non possesso palla, e Costa Ferrera dall'altra parte, Bombacci quando ha giocato e Pinzauti o chi ci stava. Quindi è inutile 4-2-3-1, io metterei 3 centrocampisti e poi vedrei davanti. Adesso, per esempio, secondo me è il momento di prendere Mungo, uno lo fa sedere e gli chiede: senti Mungo, che c'hai problemi con la tua testa? Qual è il tuo problema? Che ancora non azzecchi una partita quest'anno, eppure l'anno scorso, insomma, sì, un po' di spunti, un po' di qua, 2-3 giocate, 4 giocate nel marasma iniziale e compagnia bella. C'hai problemi? Che ti serve? Che dobbiamo fare? Perché comunque è un giocatore che può risultare non utile, utilissimo. Ilari, se è quello che abbiamo visto l'altro giorno, che giustamente ha ricordato bene, c'era un cartellino giallo che era arancione pochi istanti prima, non contento, Ilari, tac, te ne è arrivato un altro. Ragazzi, vi volete svegliare, perché qui adesso stiamo parlando di episodi che non c'entrano nulla con la questione atletica, con la questione mentale, forse con la questione mentale sì, con la questione tattica, con le questioni tecniche, con le scelte dell'allenatore.
stiamo parlando di singoli giocatori che a turno stanno facendo un po' troppe fesserie, e stiamo parlando nell'interesse del Teramo, quindi personalmente parlo nell'interesse mio, prima di tutto come teramano, come tifoso del Teramo, poi come giornalista, e nell'interesse anche loro. Poi da davanti le soluzioni ce le hai, puoi giocare largo con Bobbaci 4-3-2-1, mi stanno bene anche i due centrocampisti, ossia qualche soluzione nuova, chiedo scusa se mi sono dilungato, qualche soluzione va trovata, provata, riprovata e messa in atto. Certo, certo. Rispetto al messaggio, poi qualcuno ci scrive bisognerebbe giocare con la difesa a 3, un altro ha detto con 40 gol vinco il campionato, io intendevo 40 gol tra virgolette nel carniere, non 40 gol che segna a terra, non era difficile da capire. Beh, questa cosa, sì. Però insomma... Cioè, prendo un giocatore che normalmente fa tantissimi gol e lo porto a terra con quel gioco lì, non li fa 40 gol, ok? Va bene. Molti ci scrivono la posizione di Santoro, Ania, più che quella di Costa Ferreira, come diceva Andrea. Sì, l'ho detto. Vero problema. Santoro va rimesso lì in mezzo, subito. prima hai fatto vedere, cioè, per la rabbia è caduto il telefono. È caduto il telefono, è caduto tutto l'armamentario. Prima nelle immagini, le immagini si è autocensurato. Vediamo, se mo qua non vedo più niente, che devo fare? Tieni la telecamera in basso a sinistra, Francesco. Innanzitutto facci proseguire. Ania. È andato in autocensura. Nelle immagini che stai facendo vedere prima c'erano anche due momenti distinti di Santoro, che riceve palla sulla sinistra, ormai su quella posizione ormai famosa, e la prima mi sembra che la gioca col mancino e non ha il suo piede e si vede. La seconda, con qualche difficoltà, prova a giocarla col destro, riesce anche a passare a un compagno, adesso non ricordo con precisione chi fosse, però si vede che non è, insomma, la sua posizione, si vede che è sacrificato. Oltretutto magari abbisceglie sul lato opposto, anche lì era una forzatura, però sai, era sul piede naturale, magari poteva anche mettere qualche cross interessante. Lì sulla sinistra è vero che gioca a piede invertito, quindi potrebbe rientrare e tirare, come ha detto Paci, ma è più naturale per un mancino magari giocare appunto di sinistro, e lui non lo è. Di conseguenza ha molta difficoltà. Santoro, e non è neanche nelle sue caratteristiche, esatto, fare Santoro da mezzala a fianco di Arrigoni, ragazzi, ha fatto delle partite favolose, era l'unico che ragazzi, sì, ma io infatti sono d'accordo. Vi faccio vedere una cosa perché stiamo andando verso la fine e verso la prossima formazione. Voi in questo momento, solo sì o no, Bombaggi lo fareste giocare al primo minuto? Solo sì o no? Sì. No. Sì, assolutamente. Vi faccio vedere la differenza tra i due campionati di Francesco Bombaggi. Perché prima un telespettatore ci ha scritto: è evidente che questa squadra soffre i mancati rinnovi. Io non lo so se sia così, però siccome Bombaggi è uno di quelli che ne ha parlato, un Teramo, due Bombaggi. L'anno scorso 30 presenze, compresa una presenza ai playoff, altrimenti sarebbero 29, 8 gol, 4 assist, una presenza e un gol in 62 minuti in Coppa Italia. Quest'anno 13 presenze, 2 gol, 2 assist, 915 minuti, 2 presenze in Coppa Italia, 0 gol in 150 minuti. È lui la cartina di tornasole di questa squadra, ragazzi, ce la fate in 20 secondi a testa? Allora, in pratica sì, perché non dimentichiamo che sta pagando l'infortunio e poi il Covid. Oh, sono stato telegrafico? Allora, in parte lo è. Sicuramente il più grosso rimpianto che può avere Paci, che può avere il Teramo, è non aver saputo mettere insieme e far convivere Costa Ferreira, Mungo e Bombaggi, che sono i giocatori di maggiore talento di questa squadra. E chiudo dicendo che se c'è un po' di ritrosia a cambiare, ora che è possibile, si tornasse all'antico, perché se Piacentini è stato reintegrato, si potrebbe rimettere Soprano con Piacentini al centro, Diakité a fare il suo ruolo, che non è il centrale ma è il terzino. Cerchiamo di ricomporre anche la situazione di Diakité, rimettiamolo a fare quello che faceva normalmente, e Tentardini a sinistra, se proprio non si può cambiare. E lì davanti, con Costa Ferreira, con Bombaggi e con
e con Ilari e Santoro accanto ad Arrigoni. Cioè, questo è stato il miglior Teramo. Se non si vuole cambiare, lì si deve e si può in questo momento tornare. L'unica notazione, se bisogna fare minutaggio e mettere un giovane in più, piuttosto che inserendo Vieri, cambiare un po' troppo la conformazione della squadra, anziché Viero, magari lanciare Trasciani o al centro della difesa o adattandolo a destra, tenendo sempre Diakité nella linea. Queste sono le cose che mi vengono da dire se dobbiamo parlare dell'impostazione della squadra. Andrea, velocemente, Diakité, Paci lo preferisce, secondo me c'ha ragione, come difensore centrale, perché noi abbiamo sia Piacentini, sia Soprano o Iotti, che se vuoi far salire la difesa, questi sono difensori che ti portano ad allungarla la difesa, perché poi non hanno la rapidità di recupero che c'ha Diakité. Quindi tu almeno con Diakité da difensore centrale hai un giocatore che ti permette alla difesa di salire e poi eventualmente di recuperare. Può essere però che questo beneficio di cui tu parli non sia adeguatamente compensato con quello che il Teramo perde davanti nel fare tutti questi movimenti di formazione. Esatto, ma io infatti concludevo dicendo, anche perché poi personalmente preferisco Diakité terzino, perché c'ha una forza fisica e una dirompenza che va tranquillo, sperando che la finisce, sperando che la finisce a buttare la palla. Dove sta scritto che i terzini devono fare i lanci? Però se Francesco, c'hai ti piedi, hanno detto sei forte anche quando ti cade il telefono, ma mica è colpa di Paci se la formazione la fa la società. Chi l'ha scritto questo? No? Un amico da casa poco fa. La formazione la fa la società? Ah vabbè, c'è libertà e lasciano a discutere. Si riferisce al minutaggio. A Palazzo Madama, a Parlamento, discutono là, possiamo discutere fino a... Io rispetto tutto, secondo me è una stronzata, però ma quale minutaggio? Dove c'è? Diakité gioca perché è bravo, no, perché Diakité è uno straniero. Ho letto che no, Ania riferiva il messaggio. Riferiva al messaggio, sì, certo, no, Diakité non fa no, siccome si continua a parlare di minutaggio, Diakité con il minutaggio non c'entra nulla. Minutaggio no. Trasciani, Piacentini, come si chiama? Allora, Viero e Santoro, questi sono. Allora, un amico da casa ci scrive: Lewandowski, Diakité, Trasciani, Piacentini, Tentarsini, Arrigoni, Soprano, Ilari, Mungo, Bombaggi e Pinzauti, e fai pure minutaggio, così sono tutti contenti. Vedremo se ci arriveremo. Intanto, Ania, ti faccio vedere la formazione probabile, perché mancano Arrigoni e Diakité. Io l'ho disegnata così. Chi prende il Teramo, innanzitutto ti chiedono rapidissimamente, prende qualcuno? Per ora no, il primo pensiero è il terzino destro, però almeno alle scorse ore non era stato ancora individuato, poi okay, magari arriva Mister X e firma domani, però per il momento no, certo, ma non c'è nessuno in cottura. Quanti ne ho sbagliati di questi che vedi? Lewandowski, Costa, Ferreira, Piacentini, Soprano e Tentardini, da destra a sinistra ovviamente, Viera e Santoro, Ilari, Mungo, Bombaggi e Pinzauti. In realtà io devo dire la verità, devo fare forse un cambiamento, perché qui in realtà forse a sensazione gioca Gerbi. Quanti ne ho sbagliati? Beh, se forse è l'unico, questo poi magari gioca Gerbi invece di Pinzauti, anche perché non è che ci stanno tante altre scelte. Diakité non ci sta, Arrigoni non ci sta, Mungo vai a Palermo, magari sai, lo stadio della Serie A, la cosa, si sveglia pure Mungo, non mi fa tutte le stronzate che ha fatto a Terni, caro Mungo, te devi svegliare. Però poi dice che io, ma che finisce la trasmissione, vado di là, mia moglie mi fa: ma perché strilli? Strilli perché mi incazzo come una iena. Okay. Perché io prima di prendermela o di criticare Terracciani o gli altri ragazzi, ma io me la prendo con quelli che vi ho nominato prima. Però ti amo, che non io voglio i tuoi anticorpi, Francesco. Come? Andrea, voglio i suoi anticorpi. Ho fatto in questi 15-20 giorni una overdose di anticorpi, che sai come sto. Quindi quanti ne ho sbagliati, secondo te? Sono sostanzialmente d'accordo. Anche io per il ballottaggio in centravanti, per il centravanti, non so Costa Ferreira, sinceramente, se può essere
nell'ottica di un cambiamento magari rispostato più avanti, ma considerato quanto Paci tenga la difesa, la vedo complicata. Oh, ma perché criticate la società per i mancati rinnovi? E chi l'ha criticata? Un giocatore come Costa Ferreira ha dichiarato di essere veramente d'accordo con il presidente. Siete voi che seguitate in tutte le trasmissioni. Ma chi ha detto niente? Quando mai? Non abbiamo parlato, dico. L'italiano è una cosa difficile, ho detto tanti anni fa, per anni ho detto, forse non mi sono spiegato. Dall'altra parte, a caso dovete capire, registrate, ora esiste YouTube, Facebook, Wikipedia, le piattaforme di social, rivedetevi la trasmissione questa sera, e io martedì scorso non c'ero, ma tutte le altre, non abbiamo mai parlato di rinnovo, perché non, a me personalmente non me ne frega niente, sono modi di lavorare, di organizzarsi della società, ma non del tempo, di qualunque società, punto e a capo. Beh. Esatto, va bene, va bene. Si gioca alle 12.30, poi ovviamente domenica, quando noi inizieremo diretta stadio, saremo già nel post Palermo-Teramo, vedremo come andrà a finire. Questa è la schermata, riposa la Casertana questa settimana, si ricomincia dunque con la prima giornata del girone di ritorno. Grazie ragazzi per essere stati con me, di avermi fatto compagnia. Questa sera ho iniziato anche a disegnare, mi piace alquanto. Va bene, il telefono ha resistito all'ultima scarica, ti scrivono, proprio in chiusura di trasmissione. Francesco, evidentemente ha resistito. Ti hanno scritto e non ho capito. Il tuo telefono ha resistito anche all'ultima scarica. Ah sì. Ma io faccio l'allenamento, Sì, l'allenamento lo fa il telefono. Devo chiudere, ragazzi. Grazie a tutti, ciao. In regia, ciao. Grazie. A voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo con Proteramo alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.